Il lavoro andava bene, andava anche se eravamo nel periodo di bassa stagione, ma ho la fortuna di lavorare con le scuole fiorentine, quindi comunque non ero ferma. Se devo fare una media di tutto l'anno, calcolando l'alta e la bassa stagione, sui 2.000 euro al mese. Io credo che per tornare a una vita abbastanza normale, ci vorrà almeno un anno, a meno che non mi metta a fare qualche altro lavoro, dubito di riuscire a vivere fino a quando tutto sarà normalizzato. Nel momento in cui c'è stata l'emergenza coronavirus, avendo un bimbo piccolo, con il mio compagno abbiamo dovuto decidere come fare a tenere il nostro figlio, perché la prima cosa che è successa è stata quella della chiusura degli asili nido. E dunque io ho fatto una pausa di quasi 3 settimane. Io ho ripreso venerdì, ho spostato qualche paziente online perché comunque non è una cosa così univoca, non è che tutte le persone possono sostenere una terapia online. Dovevo cominciare un lavoro negli asili proprio il giorno del decreto. Questo lavoro è stato rimandato, ma probabilmente non comincerà proprio, perché era rimandato tutto a settembre ed era un lavoro che andava fatto tra marzo e giugno. Sotto questo profilo la valutazione è molto positiva, va detto che sono sussidi simbolici perché parliamo di 600 euro per il mese di marzo e altri che dovranno essere poi destinati per il mese di aprile. E comunque non tutte le categorie sono toccate dal sussidio, alcune rimangono escluse. Non possiamo dire che bastano per nessuno, non solo per le guide turistiche, ma ci rendiamo sicuramente conto che questi sono stati dati per il mese di marzo e che saranno attuate altre misure in seguito. Quindi non possiamo che ringraziare che intanto le partite IVA siano per la prima volta state prese in considerazione, anche se avremmo voluto che fossero magari diversificate un attimino.